Giulia Casamento, direttore della Riserva Naturale Integrale Grotta di Santa Ninfa. Quale futuro si prospetta per il patrimonio naturalistico siciliano in questa che è una fase sostanzialmente di riordino, probabilmente di rifondazione del sistema? Ma alla domanda sicuramente risponderebbe con maggiore certezza i nostri politici che attualmente stanno decidendo delle sorti del sistema sulla conservazione della natura, sia a livello dei fondi assegnati alle riserve che sulla prosecuzione delle gestioni. Noi siamo consapevoli del nostro lavoro che abbiamo svolto in questi anni, abbiamo trasformato dei territori e li abbiamo tutelati, li abbiamo protetti dalle problematiche, dagli interventi di devastazione e abbiamo anche molto lavorato nel farli conoscere, quindi nel promuovere una fruizione sostenibile, nel promuovere un modo d'uso sano, che secondo me è la forza propulsiva del nostro paese. Io credo che dobbiamo lavorare molto sulla loro promozione, sulla loro divulgazione, mantenendo ferma chiaramente la conservazione e la tutela attiva dei territori. Quindi mi aspetto e spero che i nostri politici comprendano che questa è una scommessa su cui investire per il futuro della nostra regione. Franco Andaloro, delegato regionale WWF Italia, quale messaggio, viene lanciato oggi da questa iniziativa, da questa 3 giorni palermitana, sul presente e sul futuro soprattutto delle riserve naturali siciliane? Il futuro riguarda non soltanto le riserve, ma l'intera biodiversità siciliana. Si fa molta confusione nel ritenere che la battaglia noi la stiamo portando avanti e compiendo per il mantenimento della gestione delle aree protette. Il nostro è un allarme serio di fronte al rischio di una perdita irriversibile di una biodiversità che oggi è acclaratamente non soltanto un patrimonio ambientale, ma l'unica e la più grande risorsa che noi abbiamo in termini economici, con grandi riflessi sul benessere e la salute dell'uomo. Alle aree che ci preoccupano, che noi non riusciremo a gestire sino a fine anno col taglio della finanziaria e di cui non sapremo il futuro dal 1 gennaio dell'anno prossimo, si aggiungono i SIC e i ZPS ancora non gestiti. Il pericolo è serio ed è molto grande, alle porte di una stagione turistica che dovrebbe essere una grande opportunità. Quindi il nostro è un allarme, è un monito, ma anche una mano tesa per risolvere un problema che non è degli ambientalisti, non è della regione, ma di tutti i cittadini siciliani.